Con Mirella Bistocchi, presidente dell'Associazione Nazionale Importatori e Fabbricanti di Audioprotesi ANIFA, parliamo dell'indagine Eurotrack che ha appunto appena comunicato i dati qui al congresso degli audioprotesisti di Rimini e che ha fatto rilevare alcune interessanti novità, ovvero il fatto che in Italia aumenta la consapevolezza e la sensibilizzazione sul discorso della riabilitazione dei disturbi uditivi e tante altre cose. Ecco, dal punto di vista, voi avete finanziato e sostenuto, insomma, insieme a lei, ma questo studio, cosa potete trarre da questi risultati raggiunti, raccolti e quali sono le riflessioni, insomma? Sì, allora, innanzitutto ci sono tantissime riflessioni da fare. Focalizziamoci, diciamo, sulle più importanti. Prima di tutto si fa una ricerca per avere lo stato attuale, fare delle analisi per stabilire poi quali passi fare. Bene, questo risultato porta già a un primo grande goal che vale la pena farla, perché una ricerca bisogna anche, siccome finanziata, ha un costo rilevante, se vale la pena. È valsa la pena perché ha dato ragione al roadmap che ci eravamo stabiliti come fabbricanti di puntare su determinate azioni riscontrate da un punto di vista tecnologico e su alcune azioni di mercato, e ci ha dato ragione. Quindi era molto importante dire: è stata fatta una roadmap, sono state definite delle azioni, abbiamo fatto diverse operazioni sia macro che micro, ha portato risultati? Sì. Ecco, questo è il grande beneficio del fare una rilevazione e poi rifarla. Per esempio, faccio nel tasso di soddisfazione, che lancia l'Italia al secondo posto con l'81% di overall, se lo spacchiamo nel sottogruppi, quello più preciso riguardo la tecnologia, vediamo che il trend di tutte le domande più specifiche ha tutto un trend positivo. Cosa vuol dire? Qual è uno degli aspetti più importanti per i fabbricanti? È la competizione, il sentire in competizione. Benissimo, tutti i fabbricanti, chi più chi meno, in un modo o in un altro, in una ricerca o in un'altra, si sono focalizzati su questo. L'avere il risultato di un campione così importante che dice che il trend è positivo al 10% rispetto alla rilevazione precedente, vuol dire che tutto l'impegno che è stato messo nella ricerca e sviluppo per migliorare le situazioni in competizione è corretta, è la strada corretta. Questo cosa fa? Ancora di più sottolineare: investire in ricerca e sviluppo è la strada giusta? Sì, è la strada che bisogna percorrere. Solo mercati che investono molto in ricerca e sviluppo sono mercati che crescono. Perché? Perché la tecnologia aiuta a vivere meglio, ad affrontare in maniera diversa una situazione ambientale che è diversa da quella di 30 anni fa. Per cui connettività? Sì. Competizione negli ambienti rumorosi? Sì, ma noi pensiamo anche all'aspettativa di vita. L'aspettativa di vita è 85 anni, se non addirittura 90, ma un'aspettativa di vita dove sei attivo. E quindi, per esempio, un altro degli aspetti, il 98% delle persone dice che nell'ambito lavorativo avere un apparecchio acustico fa la differenza. Quindi stiamo parlando non di un target sopra gli 80 anni, stiamo parlando di un target che va dai 50 agli over, diciamo agli over 50. Quindi la tecnologia aiuta? Certo che sì. Quindi questo è l'aspetto che l'industria guarda: quali sono quegli aspetti importanti in una demografia che cambia per poter mirare l'investimento e quindi aiutare a una penetrazione maggiore sul mercato. Non vista soltanto vendo di più quantità, vendo meglio, perché è solamente vendendo meglio e rispondendo a delle esigenze che il mercato si allarga. Considerando tutto questo, c'è anche da dire che questa ricerca ha anche ottenuto il risultato di far crescere la consapevolezza delle persone, e questo era anche un nodo importante su cui sicuramente bisognava lavorare, e non era necessariamente deputato ai produttori il ruolo di dire cerchiamo di diffondere educazione, cultura audiologica. In realtà questo ha dimostrato proprio questo aspetto, e in particolare mi ha colpito il fatto che
sul discorso dello stigma si è passati da un discorso di mi vergogno dell'apparecchio acustico a un discorso di mi vergogno di essere sordo in mezzo agli altri senza essere riabilitato. Certo. E questo è estremamente importante, cioè un salto culturale notevole. Notevole, ma questo anche qui. Si parla di periodi storici ovviamente, i periodi storici sono cambiati e per esempio la interazione, la sinergia positiva di mercato, produttori e l'ambito degli audioprotesisti, se si parla, se fanno politica insieme, se hanno sinergia, beh, questi sono i risultati, perché anche una comunicazione congiunta che non va soltanto in un ambito o nell'altro, beh, questi sono i dati, sono evidenti, quindi politiche comuni di comunicazione, di azioni sul, per esempio sullo stigma. Se n'è fatta ed è stata comune, non è che una associazione parla in un modo e l'altra associazione parla in un altro, no? Per cui anche una crescita culturale da questo punto di vista, sì. Questa ricerca ha fatto anche notare che è emersa una nuova figura che forse prima rimaneva un po' nell'ombra, che è quella dei medici di medicina generale, i medici di famiglia, chiamiamoli come vogliamo. Mm-hmm. E quindi erano, diciamo, una categoria di professionisti un po' lasciata ai margini, nonostante sia la prima che poi intercetta il bisogno di questo ripristino uditivo. Quindi è stato fatto un lavoro su questo oppure è stato casuale e quindi è semplicemente emersa, diciamo, questa novità che è utile, sì, poi a tutto il comparto? Allora, qui non c'è una risposta unica, però sicuramente è la meraviglia del caos organizzato. No? Quindi se dobbiamo dire che è stata fatta una politica da parte di un'associazione anziché un'altra, beh, nel tempo, negli anni sono state fatte diverse le azioni. Sicuramente però, mi spendo questa risposta, nemmeno prendo tutta la responsabilità, sicuramente l'azione sul territorio. Quindi va merito a tutti i tecnici sul territorio l'aver molto investito sul medico di famiglia, cioè hanno capito molto bene quale sia questa leva ed è evidente dalla ricerca, è veramente evidente. Quindi è facile capire invece quali saranno le possibili azioni che noi dovremo intraprendere nel prossimo roadmap dei 2-3 anni. E sembra evidente. Con queste premesse chiaramente parteciperete ancora a una ricerca Eurotrack fra 3 anni, suppongo. Direi di sì, perché arrivati al secondo posto in Europa, bisogna vedere se riusciamo a sorpassare i francesi, ma soprattutto vedere se azioni importanti come possono essere appunto sui medici di famiglia, se riusciamo a fare una roadmap che possa portare dei significativi miglioramenti in quest'ambito comunicativo, che secondo me è importante. A questo proposito, ovviamente lo vedrà anche l'Istituto di Ricerca, però ritiene che ci siano ancora delle domande ancora inesplorate? Cioè nel prossimo futuro, a suo parere, ci saranno ancora degli aspetti da indagare o in qualche misura quello che è stato posto finora è quello che fotografa la realtà? Sì, no, diciamo che la ricerca è sempre così, no? Si parte da una base, diciamo, tradizionale di domande. Anche in questa tornata di domande ci sono state delle domande diverse. Una fra tutte, se ha visto il mezzo di comunicazione che salta all'occhio, qual è il mezzo che ha conquistato il secondo posto? Internet. Il web marketing, prima non era neanche menzionato nei top 5, nei primi 5. Quindi ci sono, la ricerca si modernizza, quindi ogni ricerca avrà delle domande più specifiche sul momento storico, sul chissà qua fra 3 anni, ma quali saranno le domande. Grazie Mirella Bistocchi, buon lavoro. Grazie.